Ingegnere Cristina Leone, lei rappresenta il cluster del Lazio nell'aerospazio, quindi una giornata interamente dedicata a voi, però naturalmente pensate anche alle collaborazioni e ai rapporti che esistono con gli altri importanti cluster nazionali. Grazie mille, sono molto felice di essere qui nella settimana dello spazio, perché il cluster tecnologico nazionale dell'aerospazio mette insieme tutte le realtà nazionali, sia regionali attraverso i distretti regionali, sia le grandi imprese come Leonardo e Avio Aereo, sia i centri di ricerca e le università come il CNR, il CIRA, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'AIAD, che è la federazione di tutte le aziende dell'aerospazio, quindi grandi e piccole, le mette insieme sotto un unico cappello che ha lo scopo di definire quali sono delle strategie a livello nazionale per tutta la filiera. Mentre i distretti regionali, come oggi qui è rappresentato il distretto del Lazio, aiuta il proprio territorio e ha una missione molto simile alla nostra a livello territoriale, il cluster nazionale serve per creare delle reti lunghe di collaborazione in modo che ogni territorio possa andare a collaborare con altri territori per aumentare la competitività dell'intero paese. Noi siamo un cluster che è riconosciuto dal Ministero della Ricerca e quindi abbiamo anche questo cappello di rappresentare a livello più istituzionale, quindi più allargato, tutto il territorio e fornire quali sono quelle indicazioni in merito ai temi di ricerca e innovazione che sono quelli propri del cluster nazionale. Quali sono i numeri che caratterizzano la vostra carta d'identità, il vostro cluster e quali magari anche i prodotti di punta che maggiormente vi identificano? Ma noi, rappresentando proprio l'aerospazio, quindi sia l'aeronautica che lo spazio, a livello nazionale noi rappresentiamo un po' tutto il paese, quindi considerate che tra diciamo personale diretto e indiretto stiamo parlando di 160.000 occupati nel paese, siamo insieme all'automotive il settore di innovazione più importante e copriamo l'intera filiera, perché l'Italia ha sia il settore di costruzione dei satelliti, sia il settore dei lanciatori, sia lo sviluppo di servizi ed applicazioni. Quindi il grande valore aggiunto che il cluster può dare è proprio di rappresentare al meglio tutto il territorio in tutte le sue sfaccettature e anche appunto promuovere a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, le eccellenze dell'aeronautica e dello spazio. Come è nata l'idea di una giornata però dedicata proprio a voi, qui a Dubai, nel quadro appunto di Expo dell'Esposizione Universale? Sì, questa è la settimana dello spazio, quindi un po' tutti i territori hanno voluto rappresentarsi qui e oggi parliamo del Lazio, che è uno appunto dei 12 distretti che sono soci associati al cluster nazionale. Lo spazio rappresenta proprio tutti quei settori di cui abbiamo parlato prima, perché sul territorio spaziale ci sono le sedi di tutte le grandi imprese spaziali nazionali, quindi ci sono Thales Alenia Space, Telespazio e Avio Lanciatori. Tutte e tre queste grandi aziende sono partecipate da Leonardo, che è il grande gruppo dell'aerospazio, difesa e sicurezza nazionale. Poi lo spazio è un terreno molto fertile per la filiera. Abbiamo tantissime aziende che sono sia sottofornitori dei grandi gruppi nazionali, ma c'è un grande fermento in campo ICT e digitalizzazione e quindi anche aziende che non sono propriamente spaziali possono utilizzare i dati satellitari per sviluppare servizi e quindi aumentare il proprio perimetro di business.